collaborazione con Bulenciel in via Lose 7 a Beinasco, Botalla dal 1947 tradizione casearia, Euroconnection collegamenti di sistemi. Ben ritrovati da Ezio Ugetti con le telecamere di GRP e Fatti di Sport. Siamo al Bocciodromo di Salassa per l'ultima giornata del campionato nazionale di Serie A, che vede di fronte la BRB Ivrea contro la Perosina Bulenciel, incontro che definirà la vincitrice del girone in vista della Final Four di Alassio. Siamo con il signor Giancarlo Data, patron della Perosina, presidente onorario. Oggi una partita molto importante, dalla parte vostra due risultati, tre a vostro favore per arrivare primi alla Final Four. Sì, ma speriamo sia una bella partita, un bel incontro. E logicamente quello che conta è poi laggiù ad Alassio, perché questa però è sempre la soddisfazione di poter fare un bell'incontro. Anche perché arrivare primi vorrebbe dire comunque avere un posto sicuro in Coppa dei Campioni. Sì, anche questo è molto importante. Siamo con il mister Aldino Belazzini, BRB Ivrea, nonché direttore sportivo. Ultima giornata del campionato che ha messo di fronte, forse imprevedibile, le due squadre più forti del girone. Ma sì, una partita aperta, diciamo. Noi veniamo da un periodo un po' così, però ce la giochiamo, vediamo. A vostra disposizione un solo risultato. Ma sai, noi l'importante era arrivare nei primi due per avere il vantaggio del pareggio nei play-off. Non so se è un vantaggio arrivare primi o secondi, può darsi che non sia neanche un vantaggio arrivare primi, perché comunque, ammesso che arrivi per ultimo, la quarta sia Gaglianico, una squadra che può, imprevedibile, che gioca senza paura, senza nulla da perdere, quindi potrebbe essere anche più rischiosa a giocare contro la Pontese. È da poco iniziato l'importante confronto che vede la BRB Ivrea contro la Perosina, che decide quale sarà la squadra che prima classificata al Final Four di Alassio. Ricordiamo che in contemporanea vi daremo i risultati parziali degli altri due incontri che dovranno definire il terzo e quarto posto sempre per la Final Four di Alassio, quindi l'incontro Masera-Gaglianico e Ferriera-Pontese. Nell'incontro a Terni vediamo in questo momento Birolo che va in accosto, compagni di squadra Emanuele Bruzzone e Lele Ferrero, l'avversario Collet, Ferruglio e Melignano. Resta leggermente corta la boccia di Birolo, va in accosto Melignano per la Perosina con la sua ultima boccia in accosto. Costo, boccia che gli va lunga, quindi punto che rimane in terra per la BRB, ancora una boccia in mano per Emanuele Bruzzone, ultima boccia in accosto. Accosto che riesce, due punti in terra per la BRB che si porta quindi in vantaggio per 2-0. Nell'incontro a coppia vediamo in questo momento Gigi Grattapaglia che va imbocciato, suo compagno di squadra Cavagnaro. Colpisce, avversario per la Perosina Bulenciel, Carrera e Longo. Paolo Carrera che va in accosto, boccia che gli scappa fuori dal gioco, punti in terra quindi già per la BRB, tre bocce in mano. Gigi Grattapaglia imbocciata, due punti a colpire, colpisce, rimane anche nel quadro, tre punti in terra. Quindi 5-0 in una mano. Nell'individuale Simone Nari in questo momento all'accosto, contro di lui Carlo Ballabene, risultato parziale 3-1 per Simone Nari, che è ancora un ottimo accosto. Ci sarà ancora Carlo Ballabene andare in bocciata.
Carlo Balabene, che opta invece di andare in accosta, essendo la boccia di Simone Nari leggermente scostata davanti al pallino. Lo va a imballare Carlo, la sua boccia, e rimane il punto in terra per Simone Nari. Ultima boccia in accosto per Carlo Balabene, sul punto in terra di Simone Nari. Boccia che anche questa gli rimane corta, quindi punto in terra che rimane di Simone Nari e una boccia in mano. Simone Nari con la sua ultima boccia in accosto in questa mano, alza la boccia per non imballare, gli scende e sono due punti in terra e si porta sul 5-1. Nella prima coppia, vediamo in questo momento un grosso che va in bocciata, la colpisce, sono sul risultato di 6-0 lui e De Regibus contro Pastre e Manolino. Ancora Pastre, la prima coppia che va in accosto, punto in terra di Fabrizio De Regibus. Accosto che riesce, Fabrizio De Regibus che va in accosto. Boccia che sembra ben indirizzata, infatti, e sarà Manolino ad andare in bocciata per la Perosina. Manolino in bocciata, bocciata che forse gli rimane corta, che va ancora in bocciata, la ripete, colpisce, una boccia in mano ancora per la BRB e Grosso decide di andare in bocciata. Grosso con la sua ultima boccia in bocciata la fallisce, quindi punto in terra per la Perosina Boulanger che si porta sull'1-6. Nell'individuale vediamo Carlo Balabene che va in accosto con la sua ultima boccia, due bocce in mano ancora per Simone Nari che ha già punto in terra. Quindi Carlo Balabene consegna la partita a Simone Nari che si aggiude l'incontro per 13-1, primi due punti a vantaggio della Perosina Boulanger. Nell'incontro eterno Melignano andare sul pallino salvezza, lo vola, quindi in mano che si volge favorevole alla BRB. Melignano che va in bocciata sulla boccia, la colpisce, quindi quattro bocce in mano a favore della BRB. Emanuele Bruzzone in accosto, boccia che gli rimane bassa, va a fare il punto in modo incredibile dall'altra parte curvando dietro. Seconda boccia in accosto per Emanuele Bruzzone, questa volta la tiene alta la boccia e fa il suo secondo punto. E Ferrero anche lui in accosto, tiene alta la boccia e fa il suo terzo punto. Emanuele Ferrero e riesce a portare i suoi due punti, quindi si porta in vantaggio la BRB per 7-4 quando mancano 15 minuti al termine. Paolo Carrera in accosto insieme a Longo tenta di far suo il punto sull'accosto di Cavagnaro. Fa su il punto, due bocce in mano per Gigi Grattapaglia. Gigi Grattapaglia in bocciata sull'accosto di Carrera, la colpisce, due punti a suo favore, si porta sul 10-7 quando mancano 10 minuti al termine. Nella prima coppia Grosso e De Regibus si aggiudicano l'incontro per abbandono da parte della Perosina Boulanger Manolino Pastre che erano sotto per 10-1 a 8 minuti dal termine. Risultato parziale quindi 2 BRB, 2 Perosina Boulanger. Finisce anche l'incontro a terne, aggiudica l'incontro la BRB per 10-4 sulla
Perugina Bulenciale porta il parziale dell'incontro BRB 4 Perugina Bulenciale 2. Gigi Grattapaglia segna boccia pallino, la vola Cavagnaro che va in accosto, punto in terra per la Perugina Bulenciale. Ottimo l'accosto di Cavagnaro che tocca e carambola. Longo in bocciata, la colpisce, punto in terra ancora per la Perugina Bulenciale, una boccia ciascuno in mano, una per la BRB e una per la Perugina Bulenciale. Accosto di Cavagnaro. Ancora un ottimo accosto, si avvicina. A disposizione una boccia per Longo per pareggiare l'incontro. Ultima boccia in accosto per Alessandro Longo. Boccia ben giocata, ma non riesce, quindi si aggiudica l'incontro la BRB Urea per 10-9 sulla Perugina Bulenciale di Carrera e Longo. Vince l'incontro Grattapaglia e Cavagnaro. Parziale dell'incontro BRB 6 Perugina Bulenciale 2. Se ami l'innovazione, se cerchi il meglio, se scegli il colore, fai una scelta vincente. Bulenciel, l'avvenire è già nelle tue mani. Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico, il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. Quali sono le patologie più ricorrenti per un giocatore di bocce? Le patologie più ricorrenti nel giocatore di bocce riguardano le articolazioni del ginocchio, l'articolazione del tratto lombosacrale, l'articolazione della spalla, articolazione anche della caviglia per traumi distorsivi e poi ci sono delle sofferenze patologiche che possono essere causate da microtraumi ripetuti come le tendiniti o lesioni meniscali oppure lesioni discali della colonna vertebrale oppure anche microtraumi che possono generare delle calcificazioni al di sotto del tallone che sono le spine calcaneari. Euro Connection, via Arduino Casale 67A, Lessolo, Torino. Ditta che opera nel settore della produzione e assemblaggio di cablaggi elettrici, oltre alla realizzazione di quadri comando e controllo dell'automazione industriale. La batteria nel canavese è Unibat. Batterie per tutte le applicazioni. In via Fratelli Berra 23B ad Ozegna. Sul risultato di 6-2 per la BRB sulla Perugina è partita la staffetta che vede Bernic e Micheletti per la Perugina, Ferrero e Pegoraro per la BRB. Sbaglia adesso una bocciata, sbaglia la seconda bocciata anche Micheletti. Seconda bocciata sbagliata per Micheletti, colpisce adesso Micheletti, colpiscono Bernic, colpisce 6-7 per la BRB, colpisce ancora Bernic, colpisce Bernic. Colpisce ancora Bernic, è ripartito Micheletti e siamo sul 10
Pari col pallice adesso ancora Micheletti e colpisce Pegoraro, colpisce Pegoraro, fallisce l'altra boccia Micheletti, 11 a 13 per la BRB. Dico Pegoraro, colpisce Pegoraro, colpisce anche Bernic, Lele Ferrero, ancora Lele Ferrero, 17-15, fallisce Ferrero, 17-16, 18-17 per la BRB, 2 minuti di gioco, colpisce Pegoraro, colpisce ancora Pegoraro, colpisce anche Micheletti da questa parte, parte Bernic, colpisce Bernic, colpisce, fallisce Bernic, colpisce Lele Ferrero, colpisce Bernic, colpisce Micheletti, ha colpito anche Pegoraro, BRB in vantaggio 25-23, 26-24, colpisce Micheletti, ancora Micheletti che colpisce, dall'altra parte Lele Ferrero, di qui Bernic, fallisce adesso Lele Ferrero la sua bocciata, 28-29, 29 pari in questo momento, due bocciate fallite per Ferrero, 30 pari, 2 minuti al termine, 31 pari, colpisce Pegoraro, colpisce Micheletti anche da questa parte, colpisce Pegoraro, colpisce Micheletti, colpisce Pegoraro, colpisce anche Pegoraro, sono 34 pari in vantaggio quasi di una bocciata per la BRB, che sono 35, 36, 36 pari, 37, 37 pari, colpisce Lele Ferrero, colpisce anche Bernice del cambio Micheletti, colpisce Micheletti, sono 39-38, 40-39, colpisce Pegoraro, colpisce di striscio Micheletti, punteggio di 41 pari, 42 pari, colpisce anche Ferrero, colpisce Ferrero, 49, 44, 44, scusate, fallisce adesso Lele Ferrero, forse la bocciata che potrebbe essere decisiva, 45 secondi al termine, in vantaggio la Perosina Boulanciel per un punto, è in vantaggio quasi di una corsia, comunque ancora Lele Ferrero che colpisce, si porta sul 48 pari, colpiscono adesso in contemporanea, 51, colpisce, 51 pari, colpisce, sono 52 pari, fallisce adesso Lele Ferrero, si porta in vantaggio di un punto la Perosina Boulanciel, 0, scade il tempo, si aggiudica l'incontro, quindi la Perosina Boulanciel per 54-53, parziale dell'incontro, quindi 6-4 per la BRB. Intanto arrivano i parziali dagli altri campi interessanti per la Final Four di Alassio. La Ferriera è in vantaggio dopo il primo turno tradizionale per 8-0 sulla Pontese, mentre a Masera il Galgnanico è in vantaggio con lo stesso risultato, 8-0. Sul parziale di BRB 6, Perosina Boulanciel 4, hanno inizio i due tiri di precisione in contemporanea. Sul tappeto numero 1, grosso per la BRB, longo per la Perosina, sul tappeto numero 2, Manolino per la Perosina Boulanciel, Gigi Grattapaglia per la
BRB, parte Grosso, boccia da un punto, colpita 1-0, Mannolino, tappeto numero 2, fallisce la prima boccia da un punto. Longo sul tappeto numero 1, boccia da un punto, la colpisce, 1 pari con Grosso. Gigi Grattapaglia sul tappeto numero 2, una boccia da un punto, la colpisce, 1-0, Grosso sul tappeto numero 1, pallino da 2 punti, colpisce e si porta sul 3-1. Mannolino sul tappeto numero 2 sul pallino, fallisce anche il pallino, rimane fermo a 0. Longo, pallino colpito, 3 pari con Grosso. Gigi Grattapaglia sul pallino da 2 punti, lo vola e rimane fermo sull'1-0. Grosso sulla boccia da 5 punti, rimane corta, fallisce. Mannolino sul tappeto numero 2, boccia da 5 punti, colpisce l'ostacolo rosso e rimane a 0. Longo sulla boccia da 5 punti, la colpisce e si porta sul 8-3. Grattapaglia sulla boccia da 5 punti, colpisce l'ostacolo rosso e rimane fermo 1. Grosso sul pallino da 3 punti, colpisce il pallino da 3 punti e si porta sul 6-8. Mannolino sul pallino da 3 punti, lo vola. Longo sul pallino da 3 punti, lo colpisce e si porta sull'11-6 con Grosso. Una volta Gigi Grattapaglia sul pallino da 3 punti, lo colpisce e si porta sul 4-0 su Mannolino. Grosso sulla boccia da 3 punti, ostacolo alla sua destra, parte Grosso, storta e corta e rimane fermo a 6-11. Mannolino su una boccia da 3 punti, ostacolo alla sua destra, fallisce completamente, in giornata no, rimane fermo a 0. Grosso sulla boccia da 3 punti, colpisce anche l'ostacolo rosso e resta fermo 11-6. Gigi Grattapaglia, boccia da 3 punti, colpisce l'ostacolo rosso, resta fermo sul 4-0. Grosso, boccia da 3 punti sull'inversione di ostacoli, boccia ostacolo a sinistra, colpisce anche l'ostacolo rosso e rimane fermo 6-11. Sul tappeto numero 2 è Mannolino sulla boccia da 3 punti, colpisce anche l'ostacolo rosso e rimane ancora fermo a 0. Longo sulla boccia da 3 punti, la colpisce e si porta a 14-6. Gigi Grattapaglia sulla boccia da 3 punti, ostacolo a destra, la colpisce e si porta a 7-0. Grosso sulla boccia da 3 punti, la fallisce. Mannolino colpisce la sua prima bocciata e si porta 3-8 con Grattapaglia. Longo sulla boccia da 4 punti, la colpisce e si porta 18-6. Grattapaglia sulla boccia da 4 punti, la colpisce e si porta a 11. Grosso sulla boccia da 4 punti, tappata rossa, la colpisce e si porta a 10. Mannolino sulla boccia da 4 punti, tappata rossa, colpisce l'ostacolo rosso e quindi resta fermo 3-11. Longo colpisce ancora la boccia da 4 punti e si porta a 22. Grattapaglia, boccia da 4 punti, la colpisce e si porta a 15-3. Grosso sulla boccia da 3 punti, la colpisce e si porta a 13. Mannolino, boccia da 3 punti sul secondo tappeto, la colpisce e si porta a 6. Longo Alessandro sulla boccia da 3 punti, la colpisce e si porta a 25-13. Grattapaglia colpisce la boccia da 3 punti e si porta a 18-6. Grosso sulla boccia da 3 punti, colpisce anche l'ostacolo rosso e resta fermo a 13-25. Mannolino colpisce anche l'ostacolo rosso e resta fermo a 6-18. Alessandro Longo sulla seconda boccia in versione di ostacolo colpisce e si porta a 28-13. Gigi Grattapaglia sulla boccia da 3 punti, la fallisce e rimane fermo 18-6. Pallino per Grosso da 5 punti, la fallisce e la sua prova si ferma a 13.
Manolino sul pallino da 5 punti, lo vola anche lui, la sua prova si ferma a 6. Longo sul pallino da 5 punti, lo fallisce, comunque si aggiudica la prova per 28-13 e porta il parziale sul 6 pari. Ultimo pallino per Grattapaglia, lo colpisce e si porta a 23, quindi si aggiudica l'incontro per 23-6 su Manolino, quindi il parziale dell'incontro rimane BRB 8, Perosina 6. Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico, il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. Nel ginocchio, quali patologie riscontriamo? Nel ginocchio riscontriamo le patologie più gravi, che sono delle patologie causate da traumi distorsivi, cioè quando avviene una torsione del ginocchio. Questo può causare delle lesioni legamentose sia al legamento collaterale mediale che al legamento collaterale esterno e anche ai legamenti crociati. Poi ci sono anche altre patologie che sono patologie da usura e quindi sono delle patologie anche degenerative che possono interessare i menischi, sia il menisco mediale che il menisco esterno, oppure un gesto ripetuto e continuo come nel gioco delle bocce può causare delle tendiniti sia del tendine rotuleo che del tendine del quadricipite. Quale potrebbe essere la prevenzione? La prevenzione è molto importante, perché come dico, prevenire è meglio che curare. È molto importante la preparazione fisica per la stabilità dell'articolazione del ginocchio ed è determinante avere un buon tono muscolare della fascia muscolare del muscolo quadricipite. Questo è per prevenire anche patologie come possono essere tendiniti della zampa d'oca o tendiniti dei muscoli flessori della gamba, quindi posteriormente il ginocchio. Parte la navetta sul risultato parziale di BRB 8, Perosina 6, Pegoraro per la BRB, Bernic per la Pontese, per la Perosina. Colpisce Pegoraro, colpisce ancora Pegoraro, ancora Pegoraro. E adesso Bernic, colpisce Bernic in vantaggio di una bocciata Pegoraro, colpisce Bernic, ancora Bernic, colpisce, fallisce adesso Pegoraro la sua bocciata, 7 pari, fallisce ancora Pegoraro, 8-7 per Bernic, colpisce Pegoraro, fallisce ancora Pegoraro,
terza bocciata, 8-10. Fallisce ancora Pegoraro in giornata, ancora no, dopo il record italiano. Bernic colpisce, 12-9 il suo vantaggio, 13-10. Ancora storta Pegoraro, tutte storte sulla destra. Colpisce ancora Bernic, Pegoraro, colpisce stavolta la Pegoraro, 12-16, colpisce Pegoraro, e si porta 13-17, colpisce Pegoraro, leggermente in vantaggio sulla corsa, colpisce ancora, si porta sul 15-19, se Bernic, colpisce Bernic. Quando sono passati 2 minuti di gioco, 20-17 per la Perosina con Bernic, colpisce Pegoraro, vediamo Pegoraro, colpisce Pegoraro, ma il suo svantaggio è sempre di 3 punti. Colpisce Pegoraro e si porta sul 22, nell'altra colpisce Bernic e porta sul 26, colpisce 23. Colpisce Pegoraro, Bernic colpisce, una sola baciata sbagliata per Bernic, colpisce ancora e si porta sul 29-25, 29-26, 30-26. 2 minuti di gioco al termine. Colpisce Bernic, colpisce ancora Bernic, fallisce Pegoraro, ancora Pegoraro fallisce, adesso il vantaggio, fallisce adesso la sua seconda Bernic, e sono 29-33. Colpisce Pegoraro, colpisce Bernic e si porta 33-31, colpisce Bernic, ancora Bernic e si porta sul 36-30, colpisce Bernic, veramente 2 sole bocciate fallite in questo momento, colpisce Pegoraro, si porta sul 35-39, quando mancano 50 secondi al termine, fallisce adesso ancora Pegoraro e rimane fermo 34-30-35-36-41 per Leo Bernic, 42-39. 43-44, quando mancano 21 secondi al termine, 45-41, 46-42, 9 secondi al termine, 47, ancora una boccia da colpire, mancano 3 secondi al termine, colpisce, si aggiudica l'incontro, 48-43, la Perosina Boulanger, e si porta sul parziale di 8 pari. È partito il secondo turno di gioco tradizionale, vediamo adesso impegnato nel campo numero 1 il combinato che vede Simone Nari contro Emanuele Bruzzone della Perosina. Ricordiamo che il parziale dell'incontro è di 8 pari. Intanto già sono delineati i risultati degli anti incontri per andare ai playoff di Alessio. La Ferriera di fatto si è già aggiudicata, la Ferriera vincendo sulla Pontese ha eliminato la Pontese e condannandola al 4º posto. Il Gaglianico vincendo a Masera già qualificata per il 3º posto. Nel campo numero 2 vediamo impegnato l'individuale, la schiera Melignano contro Grosso, bocciata di Grosso,
sarà Melignano andare in accosto. Nel campo della Terna, vediamo che è Longo che va in bocciata sull'accosto di Fabrizio De Regibus. Rincorsa di Longo che colpisce. Longo e i suoi compagni di squadra sono Beacovic e Pastre. Per la BRV De Regibus, Gigi Grattapaglia e Cavagnaro. Nel campo numero 4 è impegnata la coppia che vede per la BRB Carlo Ballabene e Birolo contro Ferruglio e Colletto. Noi siamo divisi prevalentemente in due divisioni, una specializzata nei cablaggi per motori brushless e l'altra per quanto riguarda i cablaggi per sensoristica, quindi cavi M8 e M12. E abbiamo circa tra le due realtà una settantina di dipendenti e siamo situati in provincia di Torino, nella zona di Ivrea, quindi una zona con una profonda storia industriale e la nostra filosofia cerca di richiamare gli aspetti più fondamentali per quanto riguarda il mercato del lavoro che il territorio ha, diciamo, richiamato e ha ereditato dalla storia olivettiana. E stiamo in una fase di ampliamento aziendale, stiamo completando la realizzazione del nuovo stabilimento e il nostro obiettivo comunque è sempre quello di crescere non soltanto nel nostro territorio, quindi nel mercato italiano, ma anche nel mercato europeo e internazionale. Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico, il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. La preparazione fisica del giocatore di bocce come dovrebbe essere impostata? E la preparazione fisica è importante in tutti i sport ed è importante anche nel gioco delle bocce. Fare attività all'aperto oppure fare dell'attività al chiuso, che può essere il nuoto, può essere la palestra, è importante e determinante. Se uno non riesce a concepire questa preparazione, un'altra cosa importante è quella del recupero, e il recupero avviene solamente facendo, sottoponendosi a delle sedute di massaggio. Il giocatore di bocce è impegnato nel stare tante ore in piedi, quindi a usare molto i muscoli a livello isometrico, e quindi il consiglio che do, non perché voglio tirare l'acqua al mio mulino, ma perché tutti quelli che si sottopongono a sedute di massaggio poi ne trovano sempre giovamento. Nello studio di Rivoli avete il servizio di pedicure? Sì, abbiamo un servizio di pedicure curativo e diciamo che durante questo periodo, in questi anni, molti giocatori di bocce ne hanno fatto uso, perché problemi di unghie, problemi di calli sono molto ricorrenti. E ci avvaliamo anche della collaborazione di medici specifici, specialisti proprio per il trattamento delle unghie. Nel combinato vediamo Simone Nari che va in accosto, il punteggio è di 9 a 5 a suo favore contro Emanuele Bruzzone. Entra nel cerchio Emanuele Bruzzone, dovrà andare in bocciata. Emanuele Bruzzone che va in bocciata. Bocciata che forse non è buona. Emanuele Bruzzone ripete la bocciata, fallisce, momentino no per il ligure, ancora Emanuele Bruzzone che va in bocciata, questa volta la colpisce, Simone Nari in accosto. Simone Nari boccia che forse gli rimane corta, è la prima boccia che Simone Nari sbaglia in questo combinato. Simone Nari
forse riesce a rimanere nel cerchio. Emanuele Bruzzone, in bocciata. Bocciata fallita ancora per Emanuele Bruzzone. Nari con la sua ultima boccia in accosto e si porta 12-6 nell'individuale sul punteggio di 5-0 per Daniele Grosso su Melignano. Ottimo ancora l'accosto di Daniele Grosso. Longo, Melignano scusate, in bocciata, colpisce Grosso in accosto. Ancora un ottimo accosto di Grosso e Melignano in bocciata. Melignano colpisce ancora Grosso con la sua terza boccia in accosto dell'individuale. Questa volta boccia che gli rimane corta e storta. Melignano fa suo il punto, rimane corto, quindi possibilità per Daniele Grosso di andare in accosto, ma boccia in mano ancora per Melignano. Grosso con la sua ultima boccia in accosto passa e fa suo il punto, e sarà Melignano andare in bocciata. Melignano in bocciata la sua ultima boccia la fallisce, e quindi punto in terra per Grosso che si porta sul 6-0 nel gioco a coppia sul risultato di 2-1 per la BRB. E Collet che va in accosto, punto in terra di Birolo, carambola ma riesce a fare suo il punto. Va imbocciato Carlo Bellabene, bocciata che viene fallita, storta per non colpire la sua. Enrico Birolo in accosto sul precedente di Andrea Collet, riesce a passare ma non riesce a fare suo il punto. Carlo Bellabene va in bocciata, colpisce Feruglio in bocciata, la colpisce Feruglio in accosto. Un punto in terra per la Perosina che si porta sul 2-2. Nella terna è Carlo Pastre che va in accosto, il risultato dopo un'ora di gioco è di 3-2 per la Perosina, accosto di Cavagnaro. Pastre non riesce a fare suo il punto. Bjakovic che va in accosto, ottimo l'accosto di Bjakovic. Gigi Grattapaglia in bocciata sull'accosto di Bjakovic, colpisce Bjakovic in accosto, questa volta va leggermente lungo ma fa su il punto, quindi Gigi Grattapaglia andrà ancora in bocciata. Gigi Grattapaglia in bocciata, fallisce malamente la bocciata. Fabrizio De Regibus decide di andare in bocciata sull'accosto di Bjakovic, fallisce anche lui malamente la bocciata. Momento no, Fabrizio De Regibus va in accosto, riesce a fare suo il punto e sarà lungo andare in bocciata. Longo colpisce e quindi si portano la Perosina in vantaggio per 4-2. Nell'ultimo tiro del combinato con Nari in vantaggio per 28-18, secondo accosto di Nari, ottimo accosto. Bruzzone fallisce la sua bocciata, ormai incontro decisamente perso.
costruzione, la colpisce e si porta 29-19. Mancano due bocce per ciascun giocatore. Nari che va in accosto, penultima sulla boccia, entra nel cerchio e si porta a 30. Bruzzone colpisce, 30-20, quando manca una boccia per ogni giocatore. Simone Nari con il suo ultimo accosto. Entra nel cerchio e finisce la sua prova con maiuscola, 30 il suo score, ultima boccia per Emanuele Bruzzone. Emanuele Bruzzone fallisce anche questa bocciata, l'incontro quindi finisce per Perosina per 30-20 e si porta in vantaggio per 10-8 sul risultato parziale dell'incontro. Finisce l'incontro a coppie, Birolo Carlo Ballabene che battono Collet e Ferruglio per 9-3, quindi il parziale dell'incontro in questo momento è 10 pari, quando mancano due incontri al termine. Grosso in questo momento con la sua ultima boccia in accosto, ancora boccia che gli rimane corta. Comunque vince Grosso per 10-6 su Melignano e la BRB si porta in vantaggio per 12-10. Decisiva sarà la boccia di Gigi Grattapaglia. Gigi Grattapaglia che raggiunge i due punti e quindi si aggiudica anche la terna col punteggio di 6-5, quindi la BRB si porta a 14 punti, a pari punti in classifica con la Perosina, ma per il vantaggio degli scontri diretti che erano finiti in parità sia 14-10 per la Perosina, 14-10 per la BRB, valgono la somma dei punti totali delle partite vinte e perse, punteggio che favorisce la BRB che quindi si classifica al primo posto. Faletti Lorenzo, autoriparazioni e assortimento vendita auto usate in via Valperga 9 a Pertusio. Bocciofila Gaglianico in collaborazione con Botalla dal 1947, tradizione casearia, a Biella. Lauretana, l'acqua più leggera d'Europa. Birra Menabrea, fondata nel 1846, a Biella. Pasticceria Panetteria Patti, a Biella. Caseificio Garda. Bar Il Ritrovo di Locatelli Daria in via Giordano Bruno a Rivara presso il bocciodromo comunale. Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. Nella spalla, arto superiore, più usato, come lo curate? La spalla che è molto impegnata nel gesto del giocatore di bocce presenta molte volte delle patologie, dei microtraumi ripetuti possono generare delle calcificazioni oppure delle capsulite, delle aderenze. Si curano con una tecnica e una metodologia moderna che sono le onde d'urto o le onde vibranti che servono per vascolarizzare la spalla, servono per frantumare queste microcalcificazioni e liberare la spalla dalle aderenze e poi si prosegue con un percorso riabilitativo di esercizi specifici per la spalla. Sadam, stampaggio acciaio a caldo, in via San Ponso 20A, a Pertusio. Nuova Sarm,
in via Stefano Bruda 37 a Busano. Qui dal bocciodromo di Salassa, con la vittoria della BRB Ivrea sulla Perosina Boulenciel, la classifica finale risulta BRB 21 punti, Perosina 21 punti, ma per la differenza degli incontri vinti e persi durante tutto il campionato si classifica al primo posto la BRB Ivrea. In concomitanza con gli altri risultati che hanno visto la vittoria della Ferriera sulla Pontese per 17-7 e quella del Gaglianico sul Masera per 20-4, nella semifinale di Alassio in programma il 17 marzo, la semifinale sarà BRB Pontese Perosina Gaglianico. Vediamo adesso i tabellini reali completi di giornata, classifica finale, gli accoppiamenti della semifinale di Alassio del 17 marzo. Campionato Bocce Serie A, risultati 14esima giornata. BRB Ivrea alla Perosina 14-10, Masera Gaglianico 4-20, Noventa Borgonese 9-15, Ferriera Pontese 17-7. Classifica BRB Ivrea, la Perosina 21 punti, Gaglianico 18, Pontese 16, Ferriera 14, Borgonese 13, Noventa 9, Masera 0. Campionato nazionale Serie A volo, sabato 17 marzo ad Alassio le semifinali tra la BRB Ivrea contro la Pontese, Perosina contro Gaglianico, domenica 18 la finale. Da Salassa è tutto, con le telecamere di GRB e Fatti di Sport vi do appuntamento agli incontri di Coppa Europa. Collaborazione con Boulenciel in via Lose 7 a Beinasco. Botalla dal 1947, tradizione casearia. Euroconnection, collegamenti di sistemi, Alessolo.